Nel 2013 sono stata eletta Miss Italia. Da allora vivo con la valigia in mano. È un mondo nuovo che affronto con grande passione. La passione è alla base di ogni mio piatto. Ho ancora un ricordo vivo di quando ho ricevuto la stella Michelin. È stata una grande soddisfazione, anche un grande successo. Il successo ha cambiato la mia vita, ma non i miei obiettivi. E fin da piccola uno di questi era imparare a cucinare. Imparare a cucinare allarga la mente. Per questo ho creato Coquis, la mia scuola di cucina. E poi si possono fare incontri molto interessanti. Buongiorno e benvenuti a Gustibus. Mi trovo qui con il mio maestro, nonché chef stellato, Angelo Troiani, che ciao, tra l'altro Giulia. Ci ospita nelle cucine di Coquis. Sì, sempre con grande piacere e oggi per fare una ricetta dove mettiamo dentro molto della tradizione. Ed è il carciofo cimarolo dalla romana alla giudia, ripieno di un baccalà mantecato e una salsa cremosa di aglio e alici. Sembra difficile, sembra lunga. Ma non lo sarà. Solo un pochino. Ma senti, come mai la scelta del carciofo proprio cimarolo? Perché ad esempio io non lo conosco. Dunque, parliamo del carciofo romanesco, quindi questo carciofo molto grande. E il cimarolo perché è il carciofo principale della pianta. La pianta ha un carciofo cimarolo, che è il primo carciofo che viene fuori, e poi dopo, in seguito, farà i braccioli, che sono i carciofi un pochino più piccoli, sino a fine stagione, dove la stessa pianta ci darà la carciofina. Insomma, questa è la stagione perfetta, ma fammi vedere anche gli altri ingredienti, spiegami un pochino questa ricetta. Dunque, ovviamente il carciofo, baccalà, mentuccia, prezzemolo, aglio, patate, alici, latte, sale e pepe. Bene, allora, dove cominciamo? Qual è il primo passo da fare? Innanzitutto puliamo un carciofo. Benissimo. Il carciofo, recuperiamo un carciofo, lo pulisco io. E allora osservo. Ho trovato, insomma, mi hanno insegnato anche un sistema molto facile per pulire il gambo, che di solito è una delle questioni un po' più spinose, spigolose. Invece con un pela patate. Semplicemente un pela patate possiamo spellarlo, vedi, togliendo la parte verde, la parte fibrosa, la parte amara, sino quasi ad arrivare al midollo. Ora lo taglio qui, tolgo ancora un pochino e poi, vedi, guarda, metto il coltello così, metto. Adesso comincio a pulirlo. Vedi, la foglia fuori, le prime foglie fuori non hanno molto tenero, però la parte finale è tenera, quindi me la prendo. Poi piano quella piano, più vicina al cuore praticamente. Sì, all'attaccatura. Sì, perfetto. Ok, poi piano piano che vado dentro, comincio a inclinare il coltello sino così da ad togliere ottenere, sempre meno foglie. A togliere sempre meno foglie, sì, perché più vado dentro più la foglia è tenera, anche la parte alta. Vedi? Sino ad ottenere un carciofo che ha più o meno la forma di una rosa. Prossimo passo, vado a vedere. Vedi, è un bel carciofo freschissimo, senti come è serrato? Scricchiola. Scricchiola, brava. Scrocchia, si dice a Roma. Perfetto, rende l'idea. Ok, ora vado a sentire dentro e sento che un pochino di pelo c'è. Ora la stagione comincia a essere più calda, più fa caldo e più il carciofo comincia ad avere il pelo dentro. Ok, ne ha cosa pochissimo. Vuol dire? Il pelo è la barba, quello che si chiama barba. Ok, sì, vedi, sì, ne ha ancora veramente molto poco, vedi? Benissimo. Sì. Ok. E quindi il carciofo ormai è pulito? Il carciofo è pulito. Ora, è pulito? Dobbiamo condirlo, sale, pepe, mentuccia, prezzemolo. Benissimo. E allora? Allora. Iniziamo. Quindi, sale, pepe. Questa è la mentuccia. Mentuccia, uso anche tutto il gambo, uso tutto. E lo inserisco poi dentro. Un pochino di prezzemolo. Benissimo. Puoi darmi anche il gambo? Ok. Ora mi servirebbe anche l'aglio per fare il carciofo alla romana. Ok. Ma non lo metto perché ho scomposto la ricetta e l'aglio lo troveremo poi nella salsa. Quindi adesso Benissimo. Non faccio altro che andarlo a cuocere. A testa in giù, come A testa in giù, sì. È perché la parte, diciamo, più dura, la parte che serve più tempo per cuocere è quella superiore, è il carciofo superiore, è la foglia Benissimo. Superiore, quindi i gambi li metto, si mette internamente. Metto un coperchio, così facendo il vapore stesso farà sì che il carciofo rimane bello bianco. Benissimo, vedo che il carciofo è più o meno in cottura, adesso mentre aspettiamo, a proposito di carciofi, ti suggerisco di vedere un servizio molto interessante che parla proprio di un metodo alternativo per avere la verdura sempre fresca, praticamente in casa, anche in città. Vediamo.
ci interessa pensare che abbiamo un'opportunità, cioè abbiamo un pezzetto di pianeta, 10.000 metri quadrati, e noi questo ce lo possiamo curare come fosse casa nostra e casa di tutti. Il miglior insegnamento è la pazienza che apprendiamo da lavorare all'orto, perché non è che con un clic si fa la melanzana, il pomodoro, eccetera. Non ci stanno, diciamo, differenze politiche o provenienze di razza o di religione che ci possano dividere. A noi quello che ci unisce è la terra. Camminando una mattina in questo parco dietro di noi, abbiamo visto una trentina di persone che ruspavano in mezzo a rovi, cocci, eccetera. Abbiamo detto, ma qui c'è qualcosa. Noi ci siamo avvicinati e abbiamo visto che si era formata questa associazione. L'associazione Orti Urbani Tre Fontane è nata spontaneamente da un gruppo di cittadini di Montagnola. Hanno cominciato a pensare che questo territorio andava un po' curato, andava un po' ripreso in mano. Abbiamo individuato quest'area che era abbandonata da circa 12 anni. Abbiamo deciso di occuparcene, quindi di bonificarla. Nel mio orto coltivo quello che è possibile fare in un appezzamento comunque di 50 metri quadrati, seguendo proprio il percorso delle stagioni come era una volta praticamente. Siamo la coppia più emblematica, nel senso che lui era un vecchio ragazzo delle Tre Fontane, io sono un intellettuale, diciamo, in pensione. Ci siamo conosciuti qui, abbiamo stretto un'amicizia forte, tanto che coltiviamo insieme. Lui ha scritto un libro sulla tenuta delle Tre Fontane, quindi sul territorio. Il contenuto, diciamo, di questo libro è la storia di questa grande tenuta agricola dei frati trappisti che alla fine dell'Ottocento hanno costruito uno dei luoghi più produttivi della zona fino a metà del Novecento. E noi, diciamo, con questa piccola esperienza degli orti urbani abbiamo voluto ricollegarsi a quella vocazione agricola che, diciamo, è scomparsa negli anni dell'urbanizzazione. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. Abbiamo cercato di stimolare al massimo la partecipazione. Pensavamo di dover combattere la tendenza alla cura del proprio orto, no? Invece abbiamo visto e abbiamo verificato in questi tre anni di attività che effettivamente c'è una partecipazione molto attiva, ma che c'è stata la tendenza ad associarsi dentro i singoli lotti. Più che appunto 60 orti, a noi ci piace immaginare questo come l'unico orto urbano Tre Fontane, gestito da 257 soci. In fondo quello che abbiamo capito è che insieme si può fare, insieme si può costruire un'ipotesi, diciamo, non alternativa to cure, ma, diciamo, di forte impatto con il territorio. Allora Angelo, siamo tornati, però io qui vedo una pentola che prima non c'era. Eh sì, cosa prima non fatto? C'era per esigenze televisive. Dunque abbiamo preso il baccalà, l'abbiamo tagliato a cubetti. Ok. Stessa cosa abbiamo fatto con le patate e poi abbiamo messo in pentola baccalà, patate, olio e acqua. L'abbiamo fatto andare ed ora è cotto. Per quanto tempo? Ma diciamo circa 10 minuti. Benissimo, però vedo che anche il cacciofo è pronto. Perché il cacciofo è pronto, sì. E abbiamo fatto cuocere questo nell'acqua. Ok, come mai nell'acqua? Nella tradizione il carciofo viene fatto cuocere in una soluzione di olio, acqua e a volte un pochino di vino. Io in questo caso ho utilizzato soltanto l'acqua per non avere degli sprechi, perché siccome è soltanto la prima fase della preparazione, quindi non ho aggiunto l'olio. L'olio succederà, lo avremo dopo quando andrò a friggere il carciofo. Così avrò una cottura giusta, avrò un piatto leggero ma anche di grande gusto. Benissimo. Prossimo passaggio immagino che sia l'aglio, il tanto famigerato aglio. Quindi benissimo. Mettiamo sul fuoco. Recuperiamo qui l'aglio. Ok, ora l'aglio lo priviamo dell'anima, quindi spacchiamo a metà, dentro, togliamo l'anima. Germoglio, sì. Vale. Ok. E poi lo vado a tuffare nell'acqua. Farò questo processo per un paio di volte. Come mai? Per togliere la parte più pungente del sapore dell'aglio, solo okay. Per questo, per avere una salsa all'aglio sì, ma non troppo troppo forte. Questo okay. È il motivo per cui gli do un paio di sbollentane. Ovviamente noi ce l'abbiamo qui pronto. Benissimo. Quindi, ora togliamo questo,
Vai, aggiungiamo un goccettino di olio prima, mettiamo l'olio. Mettiamo l'olio. Vai. Dimmi tu quanto. Sì. Vai, 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 muovi un pochino la bottiglia, ok, perfetto. Basta così. Ora quattro spicchi di aglio. Ok, che abbiamo già sbollentato due volte. Sì, abbiamo già sbollentato. Quindi uno, poi, due, tre. I filetti di alici. Quattro, benissimo. È una salsa, diciamo, dal gusto intenso, ovviamente. Esatto, per reggere... bella presente, sì, ecco. Sì, 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 sì. Sono quattro filetti di alici. Ok. Così. Ora, in quel bicchiere lì trovi la panna. Benissimo, eccola vai. Qui. Possiamo andare. Metti tutto giù. Così. Ok. Ora, nel frattempo che aspettiamo che la salsa va, sì. Cosa facciamo? Frulliamo il nostro baccalà, ormai cotto assieme alle patate. Brava. Benissimo. Ok. Ormai sono diventata una lieva modello, devi ammetterlo. Ma devo ammetterlo. Bene. Prossima volta faccio il carciofo. Ok, allora, dentro ci mettiamo anche il suo sughettino. Benissimo. Che ci dà un pochino di morbidezza. Perfetto. Sì. E vado a frullare. Puoi andare a frullare. Qui ci aggiungo un goccio di latte, deve essere un composto bello omogeneo ma cremoso. Perfetto, ci sei. E allora, abbiamo parlato di baccalà e abbiamo proprio intervisto sul baccalà, vediamo. Vediamocelo. Si scrive merluzzo e si pronuncia baccalà. Every night I sit here by my window. Il baccalà, infatti, è merluzzo conservato sotto sale e in seguito essiccato naturalmente o artificialmente. La salatura del merluzzo ne consente la conservazione per lungo tempo e per questo viene impiegata fin da tempi lontanissimi per trasportarlo e consumarlo in luoghi anche molto distanti da quelli d'origine. Il baccalà è elemento essenziale di molte cucine popolari, nelle quali il suo utilizzo si alterna a quello dello stoccafisso, che è sempre merluzzo ma conservato attraverso essiccazione. Il baccalà è sostanzioso, ricco di proteine, di sali minerali, fosforo, calcio, iodio e ferro, con pochi grassi e calorie. Per questo il baccalà è indicato nelle diete ipocaloriche se consumato al naturale. Ha pochi grassi e quelli che ha sono anche molto utili. Si tratta dei famosi omega 3, che aiutano a controllare la pressione sanguigna e che contribuiscono ad abbassare il tasso di colesterolo nel sangue. Per riconoscere un buon baccalà, impiegate l'olfatto, l'odore deve essere penetrante ma di pesce, e aguzzate la vista. La lunghezza del baccalà deve essere non inferiore ai 40 cm e lo spessore non inferiore ai 3 nel punto centrale. La pelle badate che sia molto chiara e la polpa traslucida, morbida ed elastica, non giallastra ma bianca, ma non bianchissima, che denuncerebbe un trattamento sbiancante con la calce. E comunque occorre diffidare di un prodotto che costa poco. In Italia, quando si parla di baccalà, si fa spesso confusione. Molte delle ricette più diffuse che vedono impiegato questo pesce, baccalà alla vicentina o baccalà all'anconetana, si preparano in realtà utilizzando lo stoccafisso. Nel Triveneto e nelle altre aree un tempo appartenenti all'antica Repubblica di Venezia, il termine baccalà ancora oggi identifica comunemente lo stoccafisso. L'Italia è il secondo consumatore mondiale di questo prodotto, dopo il Portogallo. In Italia sono tante le ricette e i modi di preparare questo saporito e gustoso pesce. Tra le più famose ci sono il baccalà alla livornese, che va tagliato a cubetti, infarinato, dorato e poi cotto con pomodoro e pepe ed infine cosparso con un battuto di aglio e prezzemolo. Il baccalà alla siciliana si prepara con pomodori, patate, olive nere, pinoli, vino e uvetta. Uno dei classici della cucina romana, il baccalà fritto, tagliato a filetti, si prepara con una buona pastella e fritto in olio bollente. In Basilicata il cosiddetto baccalà alla lucana viene preparato con peperoni rossi dolci essiccati e scottati, detti cruschi. In Calabria è molto in voga il baccalà alla cosentina, preparato da tradizione con patate, olive nere, peperoni, salsa di pomodoro, alloro, prezzemolo, sale e pepe. A Napoli il baccalà è di casa, infatti le più grandi aziende italiane di importazione e di conservazione del baccalà si trovano in Campania, alle pendici del Vesuvio. Ma il baccalà è meravigliosamente trasversale ed internazionale e si ritrova in piatti africani, francesi, ungheresi, portoghesi, norvegesi. I portoghesi hanno un vero e proprio culto per questo pesce e non appena giunti nel paese lo troviamo in ogni negozio e ristorante di diverse dimensioni e salature. Si dice che in Portogallo esistano 366 ricette per cucinarlo, una al giorno ed una in più per gli anni bisestili. Hey!
siamo tornati sempre qui a Gustibus con Angelo Troiani, maestro, chef, e stiamo cucinando una ricetta, fra l'altro buonissima, a base di carciofo, sì, che è un po' un carciofo che va dalla romana alla giudia. Sì. Ok, a che punto siamo? Qui abbiamo messo a cuocere la nostra salsa. Abbiamo messo a cuocere la salsa, quindi con la panna, l'aglio, le alici e un pochino di olio. L'abbiamo ridotta dei due terzi, a questo punto possiamo omogenizzarla. Perfetto. Quindi io mi metto nella mia postazione. Sì. Così. Appena un pochino di olio. Appunto. Così. Va bene. Sarà che la salsa è ancora calda, ma qui c'è un profumo che è impressionante. Ora la passiamo. Questo puoi darla a me. Benissimo. La metto tramite colino qui all'interno, sì, nuovamente. Poi versarla tutta giù. Benissimo. Della nostra pentola. Ora vediamo se rimangono delle spinette piccoline delle alici. Non dovrebbero, però così ci assicuriamo che sia un composto bello e omogeneo. Omogeneo. Perfetto. Questa immagino la lascio qui perché noi dobbiamo tornare al carciofo. Certo. Che ha già fatto la sua prima cottura. Quindi ha cotto nell'acqua, uh-huh, e questo non è convenzionale, diciamo, cioè nel carciofo alla romana il carciofo cuoce una soluzione di acqua e olio, però siccome è soltanto il primo passaggio l'abbiamo cotto nell'acqua. Adesso procediamo con la seconda cottura con la seconda carciofo. Sì, diciamo con la seconda fase del carciofo, quindi prima l'abbiamo bollito con gli odori del carciofo alla romana e l'acqua, tra l'altro, e adesso invece lo andiamo a friggere con tutte le erbe dentro, uh-huh, quindi manterrà il profumo del carciofo alla romana in un olio di oliva. Ma come mai l'olio di oliva, ad esempio? Beh, guarda, ci sono diverse questioni. Innanzitutto non esiste l'olio più leggero e l'olio più pesante. Gli oli sono tutti uguali. Ok. In olio d'oliva perché? In questo caso perché mi aiuta ad avere una buona contrapposizione con il sapore del carciofo. E poi è un olio che fa bene. Se ben trattato, è un olio a cui senti il rumore? Non eccessivo, brava. Così facendo l'olio riesce a far evaporare l'acqua e quindi a farmi diventare croccante solo la prima parte della foglia. Perché fra l'altro abbiamo messo il carciofo sempre di testa, come durante sempre la prima cottura. Sempre solo di testa. Così facendo, come ti dicevo, con lo stesso carciofo ho l'interpretazione di tutte e due le ricette. La parte bassa rimane un carciofo, diciamo, cotto, bollito, confit, e quindi la romana. La parte più alta, quella delle foglie, invece le facciamo croccanti. Così gli conferirà un sapore più deciso. Quindi il carciofo alla romana e il carciofo alla giudia. Mi piace quest'idea, bella. Però mentre stiamo ancora qui a prestare attenzione al nostro carciofo, vediamo anche un servizio abbastanza particolare. Sono delle cene un po' galeotte, vediamo. Un pochino. Io sono originario di Volterra e ho visto sempre queste mura dall'esterno. Sono arrivato a 42 anni e in un momento così magico sono riuscito a entrare in questa realtà. All'inizio ero molto titubante perché comunque sia tu entri in un ambiente dove non sai che cosa puoi raccontare, perché la tua vita è completamente differente dalla loro. Mentre invece mi sono sentito molto, molto, molto a mio agio. Questa è un'iniziativa Cene Galeotte. Organizziamo delle cene con cadenza mensile, in cui sono impegnati vari cuochi, insomma, tutti molto, molto bravi, molto conosciuti. E in queste occasioni, insomma, partecipano con noi a questo progetto, cucinando per le persone che vengono dall'esterno, tipo 150-160 persone, cucinando dei piatti che di solito loro fanno nei loro ristoranti. Noi abitualmente tutti i giorni facciamo colazione, pranzo e cena per i nostri compagni detenuti, però in questo caso insomma le persone si raddoppiano perché oltre ad avere 160 persone interne prepariamo da mangiare anche per un pubblico esterno. Noi aderiamo a questa iniziativa perché è una cosa che ci crediamo, ti consente di poterti confrontare con dei cuochi e di mettere a frutto quello che hai imparato e a imparare altre cose, nuovi piatti, nuove ricette.
Si entra in un contesto completamente differente dal tuo, perché comunque sia cucini con i detenuti, e che dire, forse tutto quello che abbiamo fatto questa sera neanche nei nostri ristoranti riusciremo a farlo in maniera così eccellente. Penso che ci siano molte possibilità per alcuni di loro. Non so se la passione che hanno per la cucina è data dall'essere qua dentro, ma comunque sì, hanno risposto veramente in maniera eccellente. È la prima volta che vengo nel carcere, è stata un'esperienza molto forte e interessante al tempo stesso. È piaciuto vedere soprattutto il sorriso nei volti dei ragazzi che servivano la scena, e questo per me è stato un motivo di gioia in qualche modo, no? Questa esperienza mi ha lasciato la speranza che anche per questi ragazzi ci possa essere in qualche modo una possibilità di riscatto rispetto al motivo per cui devono star qua. Che cosa mi ha lasciato? Cosa mi ha lasciato? La speranza di ricordarmene queste sensazioni che ora sento vive, la speranza di ricordarmene per i giorni a venire. Io non so te, però l'odore mi dice che è pronto. Sì. Bene. Effettivamente è pronto. La salsa si è ridotta. Sì, allo infatti. Giusto, diciamo, perché alla giusta addensata. Spessore, sì, alla giusta densità, una bella cremosità. E ci siamo. Benissimo. Il carciofo, ora lo spegniamo. E senti ancora come si fa sentire, come scricchiola, sì. Guarda, adesso. Dunque. E le due facce del Vedi? Carciofo, insomma. Le due ricette insieme. Sotto rimane, diciamo, ancora bollito e sopra bello croccante. Guarda che bella doratura. Splendido. Guarda ancora dentro. Con le erbe dentro. Ancora con le erbe dentro, perché le erbe non si bruciano, perché dentro c'è ancora umidità. Quindi continuano a conferirgli, diciamo, il loro aroma senza bruciarsi. Adesso è proprio il momento che le tolgo. Benissimo. Le tolgo. E cosa devo fare, quindi? Mi passo il cucchiaio. Certo. Ora facciamo il carciofo. Che sia. Così. Semplicemente. Splendido. Però io ho notato, ad esempio, che tu i gambi li hai lasciati bolliti praticamente, non hai fatto una seconda cottura. Sì, i gambi li ho lasciati bolliti perché loro interpretano ancora il carciofo alla romana. Okay. Non ho bisogno di friggere i gambi, non hanno tanta umidità e quindi si seccherebbe, non mi piace. Però la cosa che mi sento da dire, io prima ho detto che è fritto in un olio d'oliva per una questione di bontà, una questione salutare. Ma poi c'è anche un'altra questione, che è quella del gusto. Si può friggere in olio d'oliva? Sì. Quando si può friggere in olio d'oliva? Quando anche il gusto ce lo consente. Perché l'olio d'oliva è comunque un olio più forte, certo, cioè più presente. Certo, ha un gusto più presente. Quindi per friggere con l'olio ho bisogno di un olio fruttato leggero. Che cos'è un olio fruttato leggero? Stavo per chiedertelo. L'olio fruttato leggero, dunque tutti gli oli, al di là della varietà, al di là del tipo di olio, che sia frantoio, moraiolo, leccino, tutte le altre varietà dell'olio, come se parlassimo del vino, quindi vino grigio, chardonnay, stesso discorrendo, poi alla fine confluiscono in uno dei tre aspetti, che sono le famiglie dei fruttati. Fruttato leggero, quando un olio ha un finale abbastanza dolce, non è molto aggressivo. Come in questo caso. Come in questo caso, beh, certo, perché altrimenti la frittura conferirebbe troppo sapore e soprattutto coprirebbe il sapore del carciofo. Oltretutto, l'altro olio, diciamo, sono tre, il leggero, il medio e l'intenso. L'intenso è quello che ha la tonalità, diciamo, che è un olio abbastanza aggressivo, pungente, piccante, forte sentore di erbaceo. Crudo, in questo caso il carciofo è già di suo molto erbaceo. Se io avessi utilizzato un olio dal fruttato intenso, avrei aumentato di molto la tonalità dell'amaro e quindi non andava bene. Ecco. Sei stato perfetto però, perché mi hai accennato poco fa un giusto dettaglio sui vini. E a proposito di vini, guarda qui.
Dimmi che vino bevi e ti dirò chi sei. Fresco, intenso, corposo e penetrante. Ogni palato ha le sue preferenze, ma ciò che è certo è che quello dell'enologia è un mondo complesso che vive di continue innovazioni. Se la cultura del buon vino si è ormai diffusa presso ogni fascia d'età, delineare gli identikit dei diversi fruitori diventa sempre più una scienza esatta. Devo dire che ci sono giovani, ma soprattutto il gentil sesso è molto più curioso del maschio. Si va su vini molto strutturati, tipo può essere un Amarone, un Barolo anche per aperitivo, che è un po' sbagliato per me, è più da dopo cena, però più giovani cercano di capire meglio i vini più importanti, più blasonati, più storici, e soprattutto c'è una richiesta da parte dei giovani sui vini rossi. I vini che si vendono di più sono 60% i rossi, 40% i bianchi, per una piazza come Roma, che fino a 20 anni fa era 80% bianchi e 20% di rossi. Poi ci sono anche le bollicine. Spumante o champagne, l'eterno dilemma per gli amanti del gusto accende ancora oggi la rivalità tra Italia e Francia. Una qualità da sempre indiscussa che per lo spumante si esprime soprattutto attraverso il metodo classico, con una più rigida selezione delle uve e una fermentazione naturale. Per il rapporto qualità-prezzo dobbiamo stare dai 15 euro a salire per avere una bollicina a metodo classico come si deve. E poi ci sono gli champagne. L'enoteca attualmente predilige più il piccolo produttore e lì pure le fasce di prezzo dai 35 ai 50 euro. Si bevono dei belli champagne. Se le tendenze in tema di consumi ci raccontano un settore in continuo rinnovamento, gli ultimi decenni hanno visto la riscoperta di vitigni autoctoni che rischiavano di scomparire. Un ritorno alle origini che spesso si traduce anche in un ottimo rapporto qualità-prezzo, con regioni come Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia, in grado di offrire vini di grande pregio con una spesa contenuta. Un buon vino, senz'altro, deve avere una vendita pubblico da scaffale dai 10 ai 15 euro. Si può trovare qualche cosa sotto i 10, ma non sotto i 5. È una scoperta che dobbiamo fare noi come lavoro, cioè cercare di tirar su dei produttori che magari sono emergenti, senti che c'è la sostanza e si possono fare almeno per qualche anno dei buoni affari per loro e anche per noi che promuoviamo il loro vino. Io direi che è quasi arrivato il momento di assaggiare, ci siamo, insomma, ormai è quasi alla fine di questa ricetta. Allora, ricapitoliamo un pochino quello che abbiamo fatto oggi. Nel frattempo io impiatto, eh? Benissimo. Prendo un piatto. Allora. Dunque, abbiamo preso un carciofo cimarolo, l'abbiamo pulito per bene e abbiamo quindi cotto il nostro carciofo assieme al gambo ripulito all'interno dell'acqua e non dell'olio. Giusto. Dopodiché abbiamo messo in cottura le patate con il baccalà che abbiamo successivamente frullato creando una crema che poi Scusami, e le patate e il baccalà con cosa l'abbiamo messo in cottura? Con l'olio. Dopodiché abbiamo creato la nostra salsa con panna, alici, l'aglio che abbiamo sbollentato 2-3 volte cambiando l'acqua in maniera tale da ammorbidire il sapore. Abbiamo messo a cuocere la nostra salsa che nel frattempo si è ridotta più o meno dei 2/3 e l'abbiamo successivamente frullata. Dopodiché abbiamo fatto fare la seconda cottura al nostro carciofo, stavolta in olio d'oliva, ponendo sempre la testa sotto. Abbiamo fritto la parte superiore del carciofo, lasciando quindi sopra la parte più tenera. Dopodiché non resta che impiattare, quindi abbiamo riempito, svuotando delle erbette, l'interno del nostro carciofo con il nostro purè, ecco, in qualche modo, di patate, baccalà di baccalà. E successivamente abbiamo poi guarnito con la nostra salsa. E insomma, questa è stata una rivisitazione di due ricette romane, direi venuta anche molto bene, ora vediamo anche se molto buone. Sì, con l'aggiunta del baccalà, che non è nella tradizione, e la salsa che prende spunto vagamente. Da quale salsa? Da quale ricetta conosciuta che viene dal nord, dal Piemonte, che si usa per le verdure? Io sono siciliana, non me lo puoi chiedere. La bagna cauda. La bagna cauda. Vedi quante cose imparo, che bravo maestro che sei.
Beh, io direi che questo piatto, oltre che bello, no, beh, ecco appunto, avviciniamo, tu hai fatto il tuo, ora io faccio il mio, da brava ieri. E nel frattempo però diamo appuntamento a tutti quanti a domenica prossima alle ore 11, quindi buona domenica e alla prossima settimana. Ciao, ciao a tutti.